Roberto Barrera. Abbiamo fatto un buon lavoro, soprattutto nuovo per il concorso del trucco del corpo della donna, qualcosa di fenomenale, qualcosa di meraviglioso, come potete vedere tramite Telenova, giusto? Spiegaci cosa rappresenta questo tuo trucco. Beh, sarebbe Cupido e Venere. Per farlo ci sono stata 5 ore. Come vedi, qua c'è la colomba con il fiore che rappresenta la pace, mentre Cupido c'ha il cuore che è il segno dell'amore. Come ti chiami? Giuliana. Giuliana, e quanti anni hai? 7. Cosa fai? Scocchi? No. Tu come ti chiami? Barbara. Quanti anni hai? 14. Abbiamo qui l'insegnante Tina Jurato. Abbiamo scelto questo tema, che uno è un ventaglio alla spagnola, uno un ghiaccio, una donna a ghiaccio, uno un fiore, e poi c'è un... come si chiama? Un gelvo, poi l'autunno, poi abbiamo questo paesaggio arabo, poi una donna tigre, e di altre fiori così sparse e farfalle. Abbiamo delle ragazze con una certa esperienza, ma anche abbiamo delle ragazze che... No, è il primo anno di scuola. Soddisfatta? Sì, contentissima, felice. Qual è il tuo soggetto? Lei, il paesaggio arabo. Quanto tempo hai impiegato a fare? 5 ore. Una tigre, cioè, però una tigre fantasia, va. Cioè, fatto con i geroni... E niente, ceroni e brillantine. Cioè. Tu cosa hai fatto? La dea della terra è la madre del grano. Infatti si può notare anche dei colori. I colori che ci sono dietro si può vedere appunto dei colori della terra. E niente, davanti rappresenta appunto la dea del grano per i colori, per il dorato maggiormente. Perché il grano è dorato. Un altro gruppo partecipante a questo concorso Vittoria Colonna, primo concorso, è il gruppo dell'ENFAP di Ragusa. Ecco, vediamo qui alcuni soggetti. Questo cosa rappresenta? È la bilancia, il segno della bilancia, c'è il fuoco perché è un segno di fuoco e poi è fatto con una tecnica del chiaroscuro. Ci vuole un po' di tempo per organizzarsi e fare tutta questa scenografia. È un po' faticoso fare la bilancia. Insomma, sì. Da quanto tempo tieni in mano? Da più di 2 ore, di 3 ore. Non ti sei stancato? Insomma. Come ti chiami e quanti anni hai? Valentina, ho 14 anni. Questo disegno praticamente rappresenta una visione artistica di effetto strappo attorno al viso. È stato realizzato, diciamo, con delle tecniche un po' particolari, come si può notare. Niente. Questo è il leone. Sì, leone. E questo cosa rappresenta? La Vergine. Quindi abbiamo 2 segni. Sì. Tu come ti chiami? Simone. Silvia. Tu come ti chiami? Ornella. Buongiorno, cosa è successo stamani? Come mai questa confusione? Confusione. Tutti si riunirono da un giorno. Sono riunito da un giorno e è successo tutta questa confusione. Come tutta questa gente per le scale? Non c'è un apposito ufficio? Non c'è una disciplina organizzata per bene. Da quanto tempo lei è qua? Da questa mattina. E quanto filo acceso? Secondo lei quanto tempo deve aspettare ancora? Ma non so, mi hanno detto un'altra mezza giornata, alle 4, alle 5. Dice. E come funziona? Si prende prima il modulo? Ma non lo so, si prende prima il modulo, si prendono e poi ne chiamano a nominativo. Questo è per l'esenzione del ticket? E certo. E come mai è stato trasferito in questo locale? Anche che ne saci. Non lo so. Quanto tempo sta aspettando lei? Ma è una mattinata, c'è da resto fuori, però come ci può volare? Non è che può volare. Ma come mai hanno messo i vigili urbani a fare questo lavoro? Boh, che bolla che c'è. In totale non funziona niente. Io quattro anni la carta d'identità, ma è detto sabato venisse lunedì venisse romana, ma perché? E ci usino che non ha fermato. Che ci vuole lì? Dai, c'è una fila che non finisce mai. E la carta d'identità mentre non ha bisogno. E siamo senza documento e senza niente. Ma è una mezz'oretta. No, non ho capito niente. Dici che facciamo a presentare il capo e bollare il ticket.
erano i coltivatori di retta, due minuti non si pregavano, ma ora che finiamo che siamo ancora qua. E chi è sto schifio? Il tempo passa peggio è. E da finiamo a mare qualche volta. Ma io credo che intanto questo che sta facendo stamattina è il più basso livello di degrado a cui possa aggiungere un comune. E certamente questo aspetto della vita cittadina suona offesa intanto ai cittadini interessati. Io capisco le ristrettezze personali, però non si può da un lato utilizzare i vigili urbani che sono già pochi, in numero ristrettissimo, quando invece è possibile utilizzare personale dentro il comune, alle dipendenze del comune. Io spero che il sindaco si renda conto, il segretario generale. Pregate, fratelli, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. Cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza rendere grazie, sempre in ogni luogo. Santo il Signore, Dio dell'universo. Ci ha messa la tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. E rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, oh Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni. E con la gloria dei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Sia benedetto il nome del Signore, ora e sempre. Ha saputo offrire allo Stato, in pace con in guerra, un grande presente. Non è porto il suo grande pensiero, firmato Francesco Costruzzi. E la impostazione programmatica per il futuro, percepiamo a pregare nell'animo dei cittadini. La Guardia di Finanza celebra oggi il 215° anniversario.